minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo e abbiamo qui il libro delle testimonianze, i vostri racconti che stiamo anche raccogliendo. Come vedete in sovraimpressione l'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento per inviare la vostra storia, per raccontare come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Veramente siete tanti e noi un po' alla volta cercheremo di raccontare tutte le vostre storie. C'è una persona che però vuole rimanere anonima e vuole allo stesso tempo condividere la sua esperienza con noi tutti proprio perché chiede delle preghiere per lei. Sono una ragazza sarda, ho ripreso il cammino di fede nell'aprile del 2011 dopo aver fatto un viaggio a Medjugorje con mia madre e mia sorella. Fin da piccola ho sempre avuto una particolare predisposizione verso Dio, pregavo prima di andare a dormire, adoravo il catechismo, la Santa Messa. Dopo la cresima mi persi e ritrovai il cammino cristiano appunto nel 2011, a circa 17 anni. Dopo il viaggio a Medjugorje ho ripreso ad andare a messa la domenica in chiesa con mia madre e qualche volta in settimana, ma era un cammino comunque superfluo, leggero, però mi sono riavvicinata. Nel 2018 ho conseguito la laurea, stavo bene, ero felice, ma subito dopo qualcosa è iniziato a cambiare. Purtroppo ho iniziato a stare male, ad avere problemi con il maligno, ho avuto due vessazioni notturne con incubi che mi hanno portato a fare 2 anni di preghiere e di liberazione. Ho iniziato così a sentire, a percepire e a chiedere la presenza di Padre Pio, già da qualche anno, prima quando stavo bene, ma poi mi sono riavvicinata alla sua figura proprio nel periodo in cui ho iniziato a stare male. Perché ho sempre saputo quanto era importante per Padre Pio combattere il demonio. Quando sognavo il maligno, Padre Pio interveniva nel sogno e mi levava letteralmente dalle mani di Satana. Dopo 2 anni di preghiere di liberazione è uscita fuori la possessione diabolica a causa purtroppo di un maleficio fatto da un parente. Durante gli esorcismi viene utilizzata una reliquia di Padre Pio che su di me ha effetti deliranti, ma anche liberatori e benefici, deliranti per il demonio, si intende. Durante questo duro percorso ho sofferto e sto soffrendo tanto e continuo a sognare Padre Pio frequentemente e tramite le vostre frasi so che mi è vicino e che mi invita a non mollare mai. A marzo sono stata a San Giovanni Rotondo, ho pregato tanto per la mia situazione, ho sentito fortemente la vicinanza di Padre Pio. Poco tempo fa ho sognato Padre Pio luminoso in una chiesetta bianca. Era seduto su di una panchina e io ai suoi piedi ero inginocchiata. Mi guarda dritto negli occhi con il volto pieno di luce e mi dice: con i tuoi figli tu sarai felicissima. Facendomi intendere che sarei anche guarita pienamente dal mio male. Ci tengo a precisare che io non ancora sono mamma, ma spero di diventarlo e Padre Pio me ne sta dando tanti segnali. Se è progetto di Dio, tutto questo avverrà. Padre Pio mi è stato molto vicino nella lotta contro il maligno e tuttora è presente in ogni mio esorcismo con la sua reliquia. Ancora la strada forse sarà lunga. Io ho intensificato il cammino, vado in chiesa ogni giorno, partecipo alla Santa Messa, sono legata ai sacramenti. Ma so che Padre Pio mi è accanto, soprattutto in questa fase dolorosa della mia vita. E so per certo che con l'aiuto di Dio e il suo aiuto ne uscirò vincitrice con la liberazione totale.